Buonasera gentili telespettatori di Teleprima e benvenuti alla prima puntata di Sport 91 Live. In questa serata affronteremo molteplici temi partendo dal calcio ma parlando anche del calciomercato, naturalmente un periodo particolarmente delicato, sono gli ultimi giorni per sistemare quelli che sono gli ultimi tasselli, cercare per quanto possibile di migliorare, ottimizzare la propria rosa. Sappiamo comunque che è un periodo particolarmente difficile, siamo ancora all'interno della pandemia da coronavirus, già il mercato del 2020 è stato fortemente influenzato dal Covid, andrà sicuramente così anche per quanto riguarda questa sessione che ricordiamo comunque terminerà il prossimo primo di febbraio. Ci saranno degli esperti ad affrontare la tematica del calciomercato. Subito dopo di me interverranno Alessia Bartiromo e Francesco Ricciardi, che vi parleranno di qualche chicca degli ultimi movimenti di mercato, ma naturalmente facciamo un attimo prima un passo indietro, proprio perché comunque è importante anche cercare un attimo di analizzare quella che è stata l'ultima giornata di Serie A che si è conclusa, una giornata, una diciottesima, che si è aperta con un derby, ovvero quello tra Lazio e Roma, e che ha restituito un derby, ovvero quello lì in vetta alla classifica, con le due squadre di Milano che sembrano veramente intenzionate a giocarsi lo scudetto fino in fondo. La Lazio ottiene una vittoria importante, batte 3-0 la Roma in una partita senza storia, dove la tattica la fa la padrona, grande prestazione degli uomini di Simone Inzaghi, che sono stati bravissimi ad imbrigliare la compagine avversaria in un derby sempre molto sentito, nonostante comunque l'assenza di pubblico abbia in qualche modo caratterizzato quella che è la prestazione comunque generale di entrambe le squadre. Poi il derby di Milano, perché il Milan dopo 10 anni torna campione d'inverno, manca ancora l'ultima giornata, la 19ª di andata, ma sicuramente è una ripartenza importante quella dei rossoneri, che sbancano la Sardegna Arena per 2-0 grazie ad un ritrovato Zlatan Ibrahimovic, che è fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, che aggiunge un'ulteriore freccia, e mi perdonerà Francesco Ricciardi per l'anticipazione, ma è notizia di giornata, della chiusura della trattativa per Mario Mandzukic. Prestazioni importanti, vi dicevo, derby all'inizio, derby in vetta alla classifica con Milan e Inter divise soltanto da pochi punti, ma l'ultima giornata regala anche una speranza, una positività importante al Napoli, che batte 6-0 nel lunch match delle 12:30 la Fiorentina e si prepara al meglio per quella che sarà la sfida di Supercoppa in programma mercoledì sera alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Situazione invece un po' diversa, ambiente anche un po' più teso in casa Juventus, perché i bianconeri di Andrea Pirro non riescono a fare il colpaccio a San Siro contro l'Inter, perché la compagine di Antonio Conte riesce a giocare una grande prestazione ed è proprio l'ex di turno Arturo Vidal a iniziare quella che è la sua prestazione in modo convincente con un gol, il secondo poi straordinario, tutto italiano, sulla coppia da bastoni, a finire poi per Barella. Un Inter dunque sì internazionale, ma c'è tanta Italia che fa comunque sorridere anche il tecnico Roberto Mancini in vista dei prossimi europei di categoria. Naturalmente prestazioni comunque importanti, di rilievo. Forse l'unica nota negativa per i vertici della classifica arriva dall'Atalanta. I bergamaschi non riescono ad andare oltre uno 0-0 contro uno stoico Genoa, che reagisce molto bene a quelle che sono le offensive dei padroni di casa. L'Atalanta però avrà una ghiotta chance per ritornare sui piani alti della classifica, perché c'è il recupero in programma domani nella sfida di Udine. Lotta importante anche in zona retrocessione, vittoria importante in uno scontro diretto per il Crotone, battuta d'arresto molto pesante invece per il Benevento. Gli uomini di Stroppa vincono
per 4-1 e danno uno scossone importante a quello che è la zona bassa della classifica. Infine, partita importante quella di Bologna-Verona con i rossoblù che grazie ad un rigore di Riccardo Ossolini respirano in maniera importante, cosa che invece non accade per l'Udinese di Luca Gotti che dopo la splendida scorsa stagione sta faticando. Quest'anno le prestazioni non arrivano, il grande acquisto del mercato estivo, ovvero Gerard Deulofeu, non riesce ancora ad ingranare e Kevin Lasagna non è lo stesso della scorsa stagione, anche per lui infatti è possibile un cambio di casacca e infatti per i friulani è arrivata una sconfitta pesante contro la Sampdoria per 2-1. Come vi dicevo, naturalmente importanti scossoni, importanti movimenti non soltanto in quella che è la zona alta della classifica, come vi dicevo Milan che dando un occhio alla classifica torna già campione d'inverno, una notizia sicuramente importante, fatica a metà classifica la Lazio, ma sicuramente il trionfo nel derby può dare verve particolare, così come per il Napoli che comunque sia pur senza giocatori importanti come Mertens e Osimhen fermati da infortuni, e per il nigeriano c'è anche la spiacevole parentesi del coronavirus, sta ottenendo comunque delle prestazioni importanti. Invece Bagar, come vi dicevo in basso, con la classifica che vede il Cagliari a 14, il Torino a 13, Parma idem con 13 punti, il Crotone chiude a 12, dunque il fanalino di coda non è affatto distante. Modifiche importanti sono arrivate proprio per il Crotone che ha esonerato il tecnico Marco Giampaolo richiamando l'ex Genoa Davide Nicola. Naturalmente, come ho detto a inizio trasmissione, è un momento particolare, è un momento dove c'è il calciomercato, un calciomercato che comunque sarà diverso dagli altri anni perché il Covid lo fa da padrone, sicuramente l'idea di poter effettuare alti investimenti è difficile per tutte le squadre, sicuramente ci sono stati dei movimenti di mercato, altri ne arriveranno, il Milan sicuramente sta facendo un buon inizio di stagione, da questo punto di vista ha iniziato bene, ha effettuato dei colpi importanti, altri arriveranno. Questa era comunque una panoramica generale su quello che è stato, per quello che sarà tra poco, dopo il break pubblicitario, mi farò da parte per lasciare lo spazio ad Alessia Bartiromo e Francesco Ricciardi che affronteranno quelli che sono gli ultimi colpi di mercato e soprattutto un'analisi approfondita su quello che è il match di Supercoppa tra Napoli e Juventus. Ricordiamo in programma domani sera, mercoledì alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Tutto questo però subito dopo lo spot, noi adesso ci fermiamo un attimo. Ottimo cibo, un locale di design e calda accoglienza. Questo è Vega Food, il luogo ideale in cui fare colazione, pranzare, bere un aperitivo, trascorrere momenti di relax. Vega Food, bar, ristorazione, gelateria, cioccolato artigianale, prodotti locali d'eccellenza. Aperto dal martedì al sabato dalle ore 6 alle 23, la domenica pranzo fino alle 17 e il lunedì fino alle ore 19:30. Vega Food effettua servizio da asporto e delivery. Basta prenotare chiamandolo 081 010 82 61. Vega Food del gruppo Marican e a Carinaro, in provincia di Caserta, nella zona Asi. Info @vega-food.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ecco.
Ed eccoci di nuovo qui in studio, gentili telespettatori, con la prima puntata di Sport 91 Live. C'è qui con me Alessia. Ciao Alessia. Ciao Francesco, che onore una trasmissione con te questa sera. Eh sì, tra l'altro c'è stato l'amico di prima che salutiamo, il buon Francesco Vassura, che Sì, mi ha ci ha rifiutato. Sì, è snobbato. stata una cosa abbastanza assurda. Ma bando alle ciance, parliamo subito. Lui ha introdotto l'argomento calciomercato, Alessia. Un calciomercato che devo dire. In questo periodo mi aspettavo forse qualche movimento addirittura in meno, considerando la crisi economica che c'è dovuta al Covid-19, non solo, molte società hanno difficoltà, e quindi invece ci sono diversi movimenti che stanno facendo parecchie squadre, soprattutto anche le big si stanno muovendo. È vero, immaginavamo un po' un calciomercato Covid edition, per così dire, un po' atipico così come tutto il campionato. Ovviamente immaginavamo ci fosse meno disponibilità economica da parte di tutti i club. Invece, secondo me, motivati anche da una classifica in vetta ancora abbastanza gestibile e corta, si stanno facendo delle operazioni molto importanti, in particolar modo in casa Milan, ma molte squadre stanno provando anche a sistemare un po' di Sì, un situazioni pendenti. po' di lacune. Esatto, un po' di lacune, quindi non è assolutamente un calciomercato transitorio, anzi, si sta cercando di dare una vera e propria dimensione a tutte le operazioni, anche con un occhio all'estero, quindi qualcosa di importante, come detto giustamente tu, si sta muovendo, come giusto che sia, sta succedendo forse anche qualcosa in più di ciò che ci aspettavamo, per alcune squadre forse qualcosa in meno, però ne parleremo tra poco. Sì, assolutamente, anche perché comunque, come dicevo prima, anche le medio-piccole stanno provando a muoversi, in particolare il Parma che sta facendo un ottimo mercato, Benasia, Conti, e adesso pare che stiano chiudendo anche Franco Vasquez dal Siviglia, che sarebbe un ritorno poi in Italia per il Mudo. Ecco, il Parma ha cambiato allenatore perché ha mandato via Liverani ed è tornato, anzi, Roberto D'Aversa che sembra aver già cominciato a sistemare un po' le cose, no, Ale? Soprattutto con il pareggio all'ultimo, tra l'altro, subito dal Sassuolo, però è una squadra che comincia ad avere una sua identità, una sua forma, sotto questo aspetto. Sì, assolutamente sì, e poi sono quelle classiche squadre delle quali vanno viste soprattutto le prestazioni, non solo i risultati, quindi un miglioramento assolutamente c'è. Quando ci sono poi i ritorni degli allenatori, un po' sempre sorrido, Sì. sai, perché un po' sono le classiche minestre riscaldate, possiamo dire, anche se già conoscono l'ambiente, già conoscono ovviamente anche il campionato italiano e le piazze italiane, quindi giusto che sia così, anche perché l'abbiamo detto, calciomercato, Covid edition, ma ovviamente anche il campionato e anche un Sì, po' è un tutto po' il meccanismo particolare. degli allenatori subisce comunque questa grande inflessione del Covid. Però ormai, Fran, lo diciamo sempre, non ci sono partite semplici, anche, anzi, con questa seconda parte ormai imminente del campionato, anche perché ormai siamo a fine gennaio, secondo me, dove ci saranno i punti che scottano in palio, davvero bisognerà stare molto attenti allo stesso Parma, al Cagliari anche, che nonostante qualche risultato che non arriva, comunque l'ho visto in ripresa, comunque ho visto buone prestazioni, molto spesso non è stato aiutato anche dalla fortuna, quindi bisognerà stare molto attenti. Sì, anche perché tra l'altro il Parma aveva iniziato un processo molto particolare con Liverani, no? Che era stato preso un po' per il bel gioco che aveva espresso a Lecce. Il problema è che quando non metti a disposizione di Liverani una squadra con tanti effettivi che giocano un buon calcio, che magari effettivi di fantasia, e piuttosto giochi con Inglese e Cornelius davanti, non ce ne vogliono Inglese e Cornelius, però capisci che qualcosa manca sicuramente a livello qualitativo. Ma ti volevo chiedere, il colpo Mario Mandzukic al Milan, che tipologia di colpo è? Perché comunque è un giocatore che ha vinto tutto, ricordiamo, ha segnato in finale del Mondiale, ha segnato addirittura anche in finale di Champions. I tifosi della Juventus ricorderanno il meraviglioso gol contro il Real Madrid in rovesciata, anche se poi quella partita, diciamo, è finita negativamente per i colori bianconeri. È un giocatore d'esperienza dal 2015, dove ha giocato Mandzukic, le squadre hanno perso solo 35 partite in 5 anni. Beh, ti sei risposto da solo, possiamo dire a questa cosa. Sono assolutamente d'accordo con tutti questi numeri, ma non solo numeri, ma anche tanta concretezza. Ma soprattutto è un calciatore, a me piace chiamarlo quasi cattivo agonisticamente. A me piacciono tantissimo perché sono quei classici giocatori che danno qualità, ma che sanno anche spostare gli equilibri. E secondo me lo possono fare qualora ce ne fosse bisogno, ovviamente, perché parliamo al momento sempre della capolista. Ovviamente
anche in classifica. Certo. E quel salto di qualità che in un mercato, lo ripetiamo, complicato come questo, davvero può fare la differenza e dà qualcosa assolutamente, dà tanto in più al Milan come garra, come leadership e anche ovviamente come qualità. Quindi va a puntellare ancora di più la rosa, colpo da 10 e lode, secondo me, un grande ritorno soprattutto in Italia, quindi sarà un bel vedere per il campionato italiano. No, sicuramente, anzi adesso ti faccio una domanda un po' spinosa. Secondo te non era un profilo anche sarebbe servito al Napoli magari? Sì, allora al Napoli manca proprio questa leadership, ma manca proprio un calciatore, come dicevo prima, infatti forse pensando anche un po' alla squadra azzurra, che abbia esperienza ma che in campo soprattutto sappia alzare la voce, ovviamente nel modo più sportivo e che il termine comprenda, un calciatore che sappia anche decidere le partite nei momenti più difficili, nei momenti in cui magari, come dice spesso Gattuso, si subisce l'episodio e il Napoli, molto giovane, con anche molti giocatori inesperti per quanto riguarda il profilo internazionale, magari hanno il contraccolpo psicologico e vanno in blackout per quei 5-10 minuti. Quindi servirebbe un po' un calciatore all'Ibrahimovic, alla Mandzukic, proprio sì, che dia quella carica in più e che ti sappia risolvere poi la partita anche con la giocata singola, che molto spesso lo vediamo anche nel Napoli, ma quando vanno le gambe, quando c'è lucidità e quando tutto va nel verso giusto, si intravede poi il puzzle perfetto che abbiamo visto anche contro la Fiorentina. Proprio su Mandzukic ho le prime parole che ha scritto proprio tramite i suoi social e che dedica ovviamente ai tifosi rossoneri. Scrive: ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l'opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storie e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan e ce ne sono molti anche in Croazia, pronto a combattere. E poi dopo le parole di Ibrahimovic, dopo la gara contro il Cagliari, secondo me proprio è una due giorni perfetta per i rossoneri. Assolutamente sì, anche perché vi svelo questa cosa, da Milanello trapelano delle buone notizie sulle condizioni fisiche di Mandzukic, che oggi ha svolto il primo allenamento dopo la firma, ha fatto lavoro personalizzato, ma le sue condizioni fisiche sono già buone, tanto che si pensa che potrebbe essere convocato per la sfida di sabato alle ore 18 a San Siro contro l'Atalanta, tra l'altro una coppia con Ibrahimovic che fa paura ai difensori avversari, perché due leader in campo, due giocatori anche dominanti sotto il profilo fisico che sanno incidere. Poi c'è una grande cosa, una grande qualità che ha Mario Mandzukic, cioè quella di saper fare anche l'esterno, e lo ha fatto nel 4-2-3-1 della Juventus con Allegri, è uno che dà tantissimo anche sull'esterno, anzi ricordo una partita che la Juve di Allegri vinse 3-0 al 3-1 al Bernabeu con il rigore finale di Cristiano Ronaldo, quando Mandzukic sbloccò la gara con due gol di testa. Fu una partita che ricordo perfettamente, perché c'era Carvajal a marcare Mario Mandzukic, il quale lo sovrastò di testa su due cross provenienti dal lato opposto, quindi dalla destra. E ecco, questi sono aspetti importanti, perché non è da escludere appunto che Mandzukic non arrivi solo come vice Ibra, ma potrebbe giocare tranquillamente anche con lo svedese in campo. Eh sì, un colpo veramente da 90, tutte queste info non fanno che rafforzare la nostra idea, ne siamo certi. Il Milan fra inoltre lavora anche per i rinnovi in scadenza praticamente di Donnarumma e Çalhanoğlu, altre due operazioni importanti per il presente e per il futuro ovviamente. Assolutissimamente sì, soprattutto c'è una base d'intesa con Çalhanoğlu, il quale percepirà circa 4,5 milioni più uno di bonus per i prossimi 3-4 anni. L'intesa ormai veramente ad un passo, si sta lavorando per chiudere praticamente questa operazione già in settimana. Leggermente più spinosa, anche se poi la volontà di Donnarumma è quella di rimanere al Milan, è appunto la questione che riguarda il portiere, il numero uno, perché Mino Raiola, come si sa, spara sempre altissimo. Infatti è partito da una richiesta di 10 milioni netti a stagione, si sta lavorando. E beh, penso, no, io sinceramente penso che alla fine Donnarumma rimarrà. Perché alla fine è vero che il procuratore ha la sua importanza, però quello che conta è sempre la volontà del giocatore. Se il giocatore vuole rimanere, una soluzione si trova, certo. Raiola o non Raiola. E certo è che è fondamentale che il Milan mantenga entrambi, perché fanno parte di un progetto anche a lungo andare, ricordiamo, giovani entrambi comunque, o almeno ce l'hanno nel pieno della maturità calcistica, e sono fondamentali a livello di scacchiere proprio per mister Pioli, ecco.
È verissimo, è verissimo. Vogliamo parlare anche un po' di Atalanta, perché Sì. ho ancora un altro po' di parole, questa volta ovviamente di Gasperini che parla di Lammers. Questo calciatore è un po' un talento, proprio scoperto quest'anno dagli orobici, ma già al centro di tantissime voci di mercato, in particolar modo dall'Europa. Dice appunto, se stanno le cose così, al momento resterà. Ci sono degli altri giocatori che ovviamente però gli mettono delle gerarchie diverse in rosa. La nostra rosa resta molto equilibrata, possono dare un valore aggiunto, se vanno via diventiamo pochi, queste non sono cose che mi riguardano, non so quali sono le possibilità che possono nascere, mi interessano il numero e i ruoli dei calciatori, siamo sempre alla ricerca del vice Ilicic. E in più io aggiungo, c'è anche ancora lo spinoso caso Papu Gomez da risolvere. Sì, allora diciamo che Lammers è sicuramente un giocatore di grande talento, lo ha dimostrato in quelle poche presenze che ha fatto con l'Atalanta, è un giocatore molto richiesto anche in Serie A, chiaramente la Dea non vuole privarsene a titolo definitivo, sarebbe vuole un darlo peccato, in prestito. Poi, no? Sì. Diciamo che poi è chiaro che la situazione in casa Atalanta è particolare, è vero che adesso Gomez, che pare anche abbia aperto alla soluzione fiorentina, perché c'è stato il veto da parte dell'Atalanta sul fatto di cederlo in Serie A alle Big, è vero che con Gomez si perde la qualità, ma comunque ricordiamo che ci sono Ilicic, c'è Miranchuk, c'è Malinowski, volendo c'è anche Pessina che comunque sta facendo il suo a livello soprattutto tattico, e davanti ci sono Zapata e Muriel, quindi difficile per l'Hammers effettivamente trovare spazio. L'unica vera squadra che si è fatta avanti per il prestito dell'Hammers è stato il Torino, prima che arrivasse Nicola, che è stato ufficializzato tra l'altro questa mattina, mentre il Benevento ci ha provato, perché il Benevento, ricordiamo, è alla ricerca di una punta dopo lo stand-by per la trattativa di Pinamonti, che probabilmente Conte vuole tenere in rosa perché l'Inter non farà mercato. Il Benevento sta cercando questa punta anche perché la Padula non sta rendendo come ci si aspettava, e l'Hammers poteva essere una soluzione, ma solo in prestito, siccome comunque il Benevento sappiamo che è una squadra che non ha remori a fare investimenti anche per il futuro, probabilmente non si farà al 99,99%. Eh sì, infatti, ancora parecchie operazioni di mercato. Abbiamo parlato di casi spinosi e quindi non possiamo parlare anche di Arek Milik, poiché parlavi poco fa del Papu Gomez e dice sì, c'è stato il veto delle big di Serie A. Mi ha ricordato un po' la situazione di Milik, che si parte poi sempre con richieste particolari per poi scendere sempre un po', soprattutto ovviamente con gli europei ormai alle porte. Il giocatore che è fermo davvero da troppo tempo, però perdonami la postilla, sono situazioni che a me veramente da tifosi amante del calcio dispiacciono tantissimo, perché un calciatore simbolo come Gomez, che persino sì, non si allena con la squadra, che davvero vive questo momento quasi drammatico in una città che ormai è casa sua, lo stesso Milik che comunque è costretto a stare fuori dai piani di una squadra che avrebbe potuto ancora puntare su di lui, poi ovviamente le strade si dividono, quindi è anche giusto poi guardare al futuro. Sì, no, assolutamente, anzi Ale, sono perfettamente d'accordo con te, cioè Gomez addirittura anche capitano, quindi stiamo parlando dell'emblema sì, dell'Atalanta di Gasperini, che è una sì, macchina quasi perfetta, ecco. E dispiace perché poi nel calcio oggi, ancora più di prima, ci sono degli interessi economici che muovono tutto, anche da parte dei procuratori e non. Stessa cosa il caso Milik. Milik è un caso particolare perché, a differenza di Gomez, come dicevi tu, all'europeo a breve, ed è un giocatore che fisicamente ha avuto parecchi problemi, quindi deve giocare assolutamente. Infatti io penso che in una situazione normale Milik avrebbe fatto fatica ad accettare il Marsiglia, sinceramente, solo Vero. Che ha necessità di giocare, quindi capisco anche la sua decisione. Chiaramente il Napoli lo deve cedere, perché perderlo a zero non converrebbe a nessuno, sì, veramente. Quindi sono casi che purtroppo, diciamo, io penso sempre che ci voglia molta chiarezza, nel senso che se una società sa che un giocatore vuole andare via, la cosa migliore che può fare è cederlo, perché appunto oggi ci sono tanti di quei tramiti tra calciatori e società, agenti, entourage di appunto più persone che intervengono, che ecco creano sempre queste discordie, e queste discordie portano a situazioni come queste quasi irrisolvibili, se non alla fine con un arrivederci e quasi un non più salutarsi, no? Perché penso che Milik e il Napoli si separeranno non in maniera proprio amichevole, ecco. Sì, penso anch'io. Leggiamo anche un po' di cifre, sì, infatti l'intesa è di 12 milioni di euro, 8 milioni garantiti con un prestito con obbligo di riscatto e pagamento biennale, altri 4 milioni
di bonus legate alla qualificazione in Champions e ai risultati del giocatore in termini di presenze in gol. Inoltre il Napoli ha anche una percentuale sulla rivendita del 20% per la parte eccedente agli 8 milioni, quindi intesa raggiunta sembra con il Marsiglia, e quindi mi raccomando, sfoderate le penne che sono calde per la risoluzione di questa situazione. Ovviamente potete leggere tutti i dettagli su sport91.it. Sì, diciamo che tra l'altro il Napoli non ci va neanche male, perché comunque è una buona cifra considerando che fra sei mesi scade il contratto e riesce penso a monetizzare contenti qualcosa. Tutti in sì, questa sì, assolutamente. Operazione anche perché il Napoli vorrebbe provare a fare un terzino sinistro, anche se ieri è uscita questa notizia spinosa. Che ecco, è uscita la notizia che Firpo non è una trattativa calda, anche perché il giocatore vuole una cifra elevata sia a livello di ingaggio. Il Barcellona non lo lascia facilmente andare in prestito e, come dicevamo prima, molte squadre comunque stanno attuando come base d'operazione sempre il prestito oneroso con diritto / obbligo di riscatto, perché chiaramente in questo momento bisogna fare di necessità virtù. Il Napoli proverà a prendere Emerson Palmieri perché i rapporti col Chelsea sono ottimi, il problema è che comunque il Chelsea anche in questo caso non lo lascia andare per sei mesi gratis, quindi comunque il Napoli dovrà fare un prestito oneroso e questo è legato anche alla cessione di Malcui, che è saltato al Parma sì. E potrebbe andare alla Fiorentina, e anche a quella di Gulam, anche se in questo momento chiaramente Gulam non ha grande mercato. Questo è un po' il sunto in casa Napoli. Sì, un altro problema, infatti, anche perché sul resto del mercato Giuntoli è stato chiaro, Lobotka, che sembrava avesse un po' di mercato al momento, comunque non si muove, anche perché tra positivi al Covid, infortuni, squalifiche, comunque è sempre meglio lasciare abbondare soprattutto reparti come il centrocampo e la difesa, dove il Napoli non è super guarnito. E poi altro giocatore che al momento non si muove, Llorente, che è un po' la sorpresa delle ultime settimane. Verissimo, ed è stato anche Gattuso a sottolinearlo, anche perché ricordiamo che purtroppo in casa Napoli c'è un po' questo problema attaccante a livello fisico in questo momento, perché Mertens sì, è recuperato ma non sta benissimo, ha ancora un po' di fastidio alla caviglia. Petagna è uscito con qualche problemino dopo la partita con la Fiorentina di domenica, pare recuperato per la gara di domani, e poi c'è Osimhen, che invece è un caso un po' aperto tra Covid e situazione braccio-spalla, che ormai lo tiene fuori dal 13 novembre, quindi è un'assenza importante. In questo momento il Napoli ha bisogno anche dell'esperienza di Llorente, perché chiaramente Petagna comunque viene da un contesto difficile, è stato calato in un contesto totalmente diverso dove le ambizioni sono diverse, quindi tenere Llorente, comunque un giocatore d'esperienza che ha girato il mondo e i suoi gol li ha fatti, secondo me per il Napoli in questo momento può essere soltanto un bene. Concordo, sì, concordo assolutamente. Ancora qualche pillola di mercato? Vogliamo parlare brevemente della Supercoppa di domani? Che ne dici? Sì. Allora, Supercoppa di domani, bella sfida, perché comunque vengono il Napoli viene da i soliti risultati altalenanti, non si sa mai, può perdere in casa con lo Spezia, può farne 12 esatto. Tra Genoa e Fiorentina, è veramente imprevedibile, non si sa mai cosa aspettarsi dal Napoli. Però ho visto le ultime tre partite del Napoli, Lozano in grande spolvero, quindi sicuramente è un giocatore che può incidere. E da quando ha messo i tappi alle orecchie non ascolta più le grida di Gattuso, sì, esatto. Scherziamo ovviamente. No, e poi tra l'altro fondamentale anche in questo momento l'inserimento di Demme, che velocizza il gioco rispetto a Fabian, perché Fabian nel 4-2-3-1 soffre terribilmente, ormai lo si è capito e lo si è visto anche in campo, mentre dall'altra parte Gattuso questa è una bella domanda, perché comunque sai, non è facile tenere fuori Ruiz, perché è uno che c'ha mercato, e quindi nella testa del Napoli uno che potrebbe essere venduto a 70-80 milioni, tenere fuori Ruiz penso che potrebbe significare anche avere qualche lamentela da sopra, però queste sono anche altre dinamiche. E per quanto riguarda invece l'avversario, cioè la Juventus, è una Juventus che sicuramente non è quella dell'anno scorso e nemmeno ovviamente quella di due anni fa, è una Juventus che sta rifondando, comunque che ha preso qualche giovane certo interessante come Kulusevski, McKennie, è una Juventus sempre forte, è una Juventus che sa essere cinica, però è anche la Juventus che abbiamo visto domenica con l'Inter, che a volte fa fatica proprio a entrare mentalmente, ad aggredire la partita. Quindi il Napoli secondo me domani ha una grande occasione per portarsi a casa un trofeo che comunque è importante, il primo della stagione, e ti dirò, mai come quest'anno secondo me è equilibratissima la sfida, perché se negli anni passati
sapevi che prima o poi la Juventus l'avrebbe piazzata la palla da qualche parte con i suoi fenomeni. Quest'anno, ecco, secondo me il Napoli con la giusta grinta e soprattutto con col giusto assetto tattico, perché ricordiamo che secondo me il centrocampo della Juventus in questo momento non è all'altezza della sua fama e della sua storia. Considerate che fino a qualche anno fa la Juventus giocava con Vidal, Pirlo e Pogba. Adesso Pirlo allena e a centrocampo ci sono Arthur, Bentancur e Rabiot. E quindi siccome il reparto nevralgico poi della manovra è chiaro che ne risente. E Ronaldo, ho visto anche un Ronaldo un po' sottotono ultimamente. Sì. E non so cosa stia accadendo al fenomeno portoghese. No, io ho notato, sì, in particolar modo al secondo gol, se non erro, subito contro l'Inter, che quasi ha fatto una smorfia per dire ovvio, cioè se giochiamo così, se facciamo e commettiamo questi errori, è normale poi subire questi gol. Sì, no, poi sai che cos'è? Che la Juventus prende alcuni gol assurdi con difesa schierata non lo so, riescono comunque gli avversari a passare, a inquinarsi tra le linee e a creare grattacapi. È vero che manca un po' come fa anche il Napoli, devo dire la verità, a volte. Il Napoli, diciamo, ha una grossa fortuna, che è quella di aver recuperato immediatamente Manolas, che così può tornare a far coppia con Koulibaly, e anche perché affidare comunque le chiavi di una finale a non tanto Maximovic, ma Maximovic è anche un po' lontano dal progetto in questo momento perché andrà in scadenza, ma Rachmani sarebbe stato un problema in più, ecco, per gli azzurri, secondo me. È vero. Poi non lo so, ripeto, poi le finali sono sempre particolari, sono partite molto più sentite, perché se sai che in campionato ti puoi rigiocare tutto 3 giorni dopo, qui non c'è un rigiocare la partita, qui o vinci o perdi. E questo potrebbe inficiare, infatti sono anche curioso di vedere l'atteggiamento di ambo le squadre, perché ti dicevo, il Napoli è altalenante come risultati, quindi non saprei che tipologia di prestazione aspettarmi. La Juventus non ha questa fame, io vedo anche molti giocatori proprio spenti a livello mentale, alcuni ne hanno ben d'onde, tipo Chiellini che adesso è rientrato, ma anche lo stesso Bonucci, comunque gente che vince da un po'. E quindi non lo so, sono curioso. Secondo me, ti dirò, ti ho detto Lozano per il Napoli, uno a cui devono fare attenzione gli azzurri, è sicuramente Kulusevski, perché potrebbe essere una mina vagante un giocatore del genere. È verissimo, no? A me fa un po' sorridere a guardare questa sfida. Un paio di settimane fa la Juve era strafavorita, possiamo dire, perché il Napoli sta vivendo un periodo tra risultati, ovviamente in particolar modo anche tra le mura amiche del Maradona, ma anche proprio in qualità di prestazioni con Gattuso, che non vedeva questo veleno, veramente complicato da gestire. La Juve comunque stava andando forte per quanto riguarda risultati, comunque con il solito cinismo, quindi si scherzava un po' sul fatto che in quel momento magari affrontare i bianconeri non sarebbe stato proprio bellissimo e perfetto. Invece in questa settimana, complice le due partite, comunque esatto, i risultati che sono arrivati negativi per la Juve e positivi per il Napoli, soprattutto dopo la bellissima e sonora vittoria contro la Fiorentina, si è capovolto praticamente tutto, e sicuramente può essere per il Napoli uno spartiacque importante per la sua stagione, per delle nuove consapevolezze che poi avevano anche un po' già ritrovato all'inizio dello stesso campionato, ma come al solito manca quella continuità, manca quella scintilla anche contro le squadre più piccole. È vero, si sta giocando ogni 3 giorni, Osimhen fuori da praticamente sempre, i problemi Covid, le tante positività per il Napoli, i tamponi da effettuare ogni giorno, non è una situazione semplice, però al momento ci sono tanti giocatori azzurri particolarmente in forma, lo stesso Lozano, lo stesso Insigne, tra i trascinatori nella gara contro la Fiorentina, non solo in maniera concreta ma anche nel giocare per la squadra con la sua tecnica, con la sua garra, quindi è stata comunque un'arma in più. La difesa, come hai detto giustamente tu, sembra comunque bilanciata, anche Di Lorenzo è cresciuto rispetto a inizio campionato dove stava deludendo le aspettative. Mertens sembra stare meglio, l'ha dichiarato anche oggi in un'intervista, non credo che Gattuso lo rischi dal primo minuto, sinceramente. Sì, però non so, magari se lo sta un po' conservando, preservando, lo butta nella mischia. Questo sicuramente, io penso che domani Mertens giocherà, anch'io non credo dal primo. Penso che partirà Petagna, così come... dipende anche da come sia Petagna effettivamente. Sì, ma oggi pare abbia fatto tutto l'allenamento, quindi dovrebbe stare bene.
Però chiaramente mi aspetto anche qualche sorpresa, potrebbe esserci, non lo so, Mertens può essere un'arma letale a partita in corso, questo Sì. sicuramente perché dà imprevedibilità, qualità, tecnica. Diciamo che secondo me quello che manca è vero, si gioca ogni 3 giorni e noi molto spesso siamo qui sulle sedie a giudicare comunque persone che si allenano praticamente tutti i giorni e fai il tampone e viaggia e raggiungi quello e fai quest'altro e preparati la conferenza, preparati mentalmente la partita, cioè non è semplice, non è semplice, sono ben pagati per carità, ma non è semplice, soprattutto non è facile poi giudicare quello che fanno in campo e non solo, però secondo me Ale ci vorrebbe un po' più di equilibrio, perché anche il Napoli, è vero che chiaramente perdere con lo Spezia in casa, il Napoli potrebbe avere tranquillamente almeno 4 punti in più tra Torino e Spezia, però questo Spezia non sta facendo male, cioè è una squadra temibile, è una squadra Sì, è rognosa, è una verissimo. squadra rognosa, è vero che il Napoli ha una, secondo me, una costante in questi anni, il creare tanto e il segnare poco rispetto a quello che crea, perché per esempio con la Fiorentina il Napoli ha capitalizzato quasi tutto, con Sì, lo quattro Spezia tiri, quattro palle gol, quattro gol. con lo Spezia il Napoli le ha avute le sue Sì, 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 occasioni. sì. È vero, è mancato un po' di cinismo sotto porta, è mancata la solita, ecco appunto, il solito, come dire, la solita verve, quella cosa che quando arrivi in area di rigore ti devi mangiare la porta. Certo. Invece il Napoli, non so, sembra che voglia sempre inventare la giocata a tre tocchi sarriana, di sarriana memoria. Però ti ripeto, secondo me il Napoli ha una buona rosa, deve capire quali sono i suoi punti forti. Zielinski potrebbe essere uno di questi, perché da quando è stato schierato trequartista sembra avere un po' più di continuità, è dentro il gioco, e bisogna capire soprattutto, ti ripeto, secondo me a livello tattico il posizionamento e se c'è spazio per Ruiz, perché non, se non dovesse esserci spazio per Ruiz, allora è meglio che il Napoli pensi subito a cederlo per non avere una minusvalenza a lungo andare. È verissimo, per il momento confermati Demme e Bakayoko che hanno fatto bene Sì, nelle molto. ultime uscite, poi sugli avversari sfondi una porta aperta perché è facile ovviamente giudicare le gare sulla carta, quando però magari si conosce anche lo stesso Empoli in Sì, Coppa Italia, sì. quando si conosce il percorso di una squadra, magari è vero rimaneggiate, è vero con vari giocatori in isolamento per il Covid, ma qualcosa di diverso te lo aspetti rispetto alla classica frase del tifoso, no? Oggi vinceremo sicuramente 6-0 perché affrontiamo la prima di Serie B, Ma insomma. questo sì, tra l'altro io l'ho seguita e la prima cosa che ho detto a degli amici prima della partita, ho detto ragazzi, state attenti perché Grande l'Empoli. indovino Ricciardi, mi No. raccomando, seguitelo per tutti i pronostici Oh, pre-campionato e ma non più solo. che altro, sai che cos'è, Ale? Che ho visto l'Empoli quest'anno 3 volte e mi ha impressionato perché è una squadra che, a parte che non sbaglia quasi mai la scelta dell'allenatore, e questo va dato atto al presidente Corsi, veramente bravo, perché negli anni difficilmente ha sbagliato quella scelta sulla panchina. Però mi hanno impressionato per la velocità di esecuzione, per la rapidità che danno nello stretto, anche di saper ripartire. E quando il Napoli è entrato in campo, dopo qualche minuto ho pensato nella mia testa, ho detto, secondo me il Napoli sta sottovalutando un po' l'Empoli, comunque la prima di Serie B è comunque una squadra che in Serie A c'è stata negli ultimi anni parecchie volte ed è una squadra che lavora molto bene sui giovani e l'ha dimostrato appunto Bashami che ha fatto una doppietta tra l'altro con due grandi giocate individuali, però due grandi giocate. Attenzionato poi proprio dal Sì, Napoli, ha dichiarato il tra l'altro oggi presidente Corsi, sì, Corsi, esatto. esatto. E anche Ricci, che tra l'altro Ricci, Sì. ricordiamo, già l'anno scorso è stato accostato sia a Napoli che a Milan e c'è anche l'interesse del Borussia Dortmund, che questi talenti qui Beh. difficilmente se li lascia scappare. Quindi voglio dire, l'Empoli non è che è l'ultima delle arrivate. A volte appunto, ricollegandomi al tuo discorso, questo equilibrio manca proprio, perché bisogna analizzare quelle che sono anche le sensazioni, anche il dover cambiare continuamente squadra, perché è chiaro che ogni 3 giorni non possono giocare sempre gli stessi 11. Ed è normale che qualcuno che magari è stato fuori entra con una verve diversa in campo rispetto al titolare. Ci sono tante situazioni, è troppo semplice dire il Napoli ha fatto una brutta figura perché ha vinto solo 3-2 con l'Empoli. Il Napoli non ha fatto una brutta figura, il Napoli doveva portarsi a casa la partita, l'ha portata a casa. Poi è chiaro che l'Empoli ha creato, se l'è giocata a viso aperto, quindi complimenti ai toscani.
però ti ripeto, ci vuole equilibrio nei giudizi, perché se no, altrimenti una vittoria si è campioni di tutto e una sconfitta si è i peggiori di sempre. Non ha senso questa cosa, ecco. È verissimo, noi siamo in chiusura, è terminato il tempo a nostra disposizione, mi raccomando, per tutti gli aggiornamenti Sport 91. Sport 91, e soprattutto ragazzi, se avete domande scriveteci anche sulla pagina Instagram di Sport 91, sulla pagina Facebook, per qualsiasi cosa continuate a seguire i nostri canali, quindi in primis Teleprima, e noi vi diamo appuntamento settimana prossima. Sì, alla settimana prossima. Prossima, per parlare ancora di calciomercato, perché ricordiamo chiude il 1 febbraio, e per parlare poi anche di quello che sarà il campionato, anche perché questa settimana c'è Milan-Atalanta alle 18, c'è l'Inter impegnata a Udine, c'è il Napoli impegnato a Verona. Verona-Napoli, sì. Un'altra partita molto complicata. È tosta. E quindi, come sempre, ci saranno spunti per parlare dello sport più bello del mondo, il calcio. Alla prossima.